Pronto il ricorso alla Corte Costituzionale se le province sarde resteranno escluse dalla ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale. Raffaele Paci, assessore al bilancio della Regione, è d'accordo con il collega degli enti locali Cristiano Riu e con gli altri attori che ieri hanno tenuto una conferenza stampa ad opporsi in tutti i modi alle decisioni del Governo. Vi è una decisa volontà da parte della Giunta regionale, del Consiglio delle Autonomie Locali, del coordinamento delle province della città metropolitana e dell'ANCI di opporci alla proposta del governo di sottrarre alle province e alla città metropolitana della Sardegna le risorse necessarie al loro funzionamento, per destinarlo solo alle regioni ordinarie. Questo è francamente inaccettabile ed è rispedito al mittente. Noi faremo in modo che da questa grande mobilitazione del popolo sardo ci sia un ripensamento da parte del governo. Ci auguriamo che sia così, che la proposta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri venga modificata in aderenza alla nostra richiesta. Se così non sarà, ci opporremo in tutte le sedi politiche e tecniche. Presenti alla conferenza e pronti a sostenere le azioni della Regione e dei parlamentari, il Sindaco metropolitano Massimo Zedda, il Presidente del CAL Andrea Soddu e il Presidente dell'ANCI Sardegna Pier Sandro Scano. Preoccupante flessione del 2,1% registrata nel terzo trimestre 2016 delle imprese edilizie artigiane nell'isola. Dati negativi evidenziati dal dossier Sistema delle Costruzioni della Sardegna, presentato nei giorni scorsi da Confartigianato. Nell'isola, alla fine dello scorso settembre, erano 18.442 le imprese che si occupavano di edilizia, quelle artigiane erano 10.559. La perdita nell'ultimo trimestre dell'anno appena concluso è pari a 297 aziende, con un conseguente calo occupazionale che aggiunge ulteriore preoccupazione. Tra tutte le imprese del comparto, edili, impiantisti, installatori, progettisti e servizi, si è passati dalle 58.000 unità del 2008 alle 40.000 del terzo trimestre 2016. Solo nell'ultimo anno, tra diretti e indiretti, si sono persi oltre 6.500 posti di lavoro, evidenzia il rapporto sulle piccole e medie imprese. I dati esaminati da Confartigianato Sardegna provengono da fonti diverse dal 2008 ad oggi. Questi dati, sommati agli indicatori generali che parlano di una Sardegna record per quanto attiene alla crescita della disoccupazione, specie quella giovanile, denunciano il fallimento delle politiche della Giunta Pigliano nel comparto edile. Così Marco Tede, vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta gli ultimi dati forniti da Confartigianato. Occorre che con urgenza la Giunta Piglia riproponga la legge di governo del territorio più volte annunciata, sottolinea Ted. È necessario approvare in tempi rapidi una legge vicina alle esigenze delle imprese e del sistema edilizia per tutelare un settore che costituisce una colonna portante dell'economia dell'isola. Ritorno di fiamma nel centrodestra per la zona franca integrale. Un tour organizzato da Forza Italia FDAN cercherà di riportare nell'agenda politica la battaglia per la fiscalità di vantaggio in Sardegna. Il coordinatore regionale azzurro, Ugo Cappellacci, sostiene che la zona franca è l'unica possibilità per uscire dalla crisi. Nel 2013, ha detto l'ex governatore, l'Europa era pronta a riconoscere alla Sardegna la fiscalità di vantaggio, ma il governo italiano non ha fatto nulla e la giunta attuale è ancora peggio, quando, appena insediata, dichiarò un blef la zona franca. Il senatore di Forza Italia Emilio Floris ha intenzione di mettere alle strette il premier Gentiloni e non solo con i colleghi parlamentari, ma con il coinvolgimento di tutte le comunità sarde attraverso sindaci e consigli comunali ai quali sarà chiesto di votare un ordine del giorno per l'istituzione della zona franca integrale. Nel consiglio regionale invece sarà presentata da Cappellacci e dal consigliere di FDAN Paolo Truzzu una interrogazione urgente per chiarire il perché l'attuale giunta abbia affossato una legge approvata dall'Aula nella scorsa legislatura, una legge che, secondo il deputato Bruno Murgia, si sarebbe dovuta portare nella conferenza Stato-Regioni. Ad accompagnare la nuova battaglia del centrodestra, anche il coordinatore regionale di FDAN Salvatore De Ida e il consigliere di Forza Italia Stefano Tunis. Nuovo sopralluogo questa mattina nell'ex discarica di Calancoi per trovare una soluzione alle emissioni dei fumi che si innalzano nell'atmosfera, conoscerne la natura, valutare la combustione nel sottosuolo e studiare interventi risolutivi. Sul posto, oltre al comandante della polizia locale Gianni Serra, che lo scorso dicembre ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, i responsabili degli uffici ambiente della provincia e del comune, dell'ARPAS, ASL, NOE e un nucleo specializzato antinquinamento dei vigili del fuoco, NCDR. Impiegato anche il drone della polizia municipale per le riprese video dall'alto. Una bomba ecologica che si estende per quasi 6 ettari e che provoca l'innalzamento di fumi tossici nella Valle dei Ciclamini. Il terreno per decenni era stato trasformato in discarica, dismessa nel 2003.
L'area di proprietà di un privato è stata posta sotto sequestro l'8 dicembre scorso dagli uomini del comandante Serra. Da una prima analisi effettuata sul sito, i prodotti della combustione sotterranea delle sostanze inquinanti ancora presenti sono fortemente cancerogeni e rischiano di penetrare nelle falde acquifere sottostanti, oltre che costituire un grave pericolo per i residenti della valle costretti a respirare fumi altamente nocivi per la salute. Il terreno dovrà essere sottoposto a una bonifica complessa e costosa che non potrà essere demandata agli attuali proprietari. L'Istituto Tecnico Industriale di Sassari ha presentato i suoi progetti formativi. Abbiamo sentito l'ingegnere docente Serena Serra che ci ha illustrato uno dei corsi disponibili per gli studenti. Stiamo presentando i lavori che i ragazzi fanno nei laboratori durante il terzo, il quarto e il quinto anno. Si parte dall'impiantistica tradizionale per arrivare poi alla domotica per quel che riguarda i lavori del terzo e del quarto anno, mentre i ragazzi della quinta presentano avviamento dei motori, anche quello tradizionale oppure con componentistica elettronica. Presentano inoltre dei lavori che sono stati fatti come tesina o progetto per l'esame di maturità. Si avvicendano nell'esposizione di questi lavori anche per riuscire a acquisire competenze nell'esporre le loro capacità e quel che riescono a fare. Una volta che usciranno da questa scuola potranno darsi innanzitutto all'imprenditorialità nella realizzazione di impianti e di tutto quello che hanno imparato a fare, potranno darsi alla progettazione. Molti ragazzi vanno a lavorare invece per esempio con delle entità commerciali, oppure altri ancora possono lavorare per esempio per gli enti che vanno a controllare la sicurezza. Gli sbocchi sono tantissimi. Coach Pasquini presenta la sfida di Champions League contro il Partizan. Domani giocheremo la prima finale della stagione. Spero che non sia l'ultima. Il finale per forza non deve essere un qualche cosa che ti porta un obiettivo concreto, ma un qualcosa da, dico io, dentro o fuori, nel senso che vogliamo come squadra essere totalmente padroni del nostro destino, per cui non vorremmo trovarci domani sera attaccati ai telefoni per vedere cosa succede in altri campi, e quindi per fare questo bisogna giocare questa partita come se fosse una finale, ragionando sul fatto che poi le finali hanno due aspetti importanti. Il primo aspetto è che non puoi fare nessun tipo di errore, perché se fai un errore ha peso doppio, e la seconda cosa è che l'intensità e l'energia che devi mettere non deve diventare ansia o frustrazione, per cui dovremmo essere svegli ed essere intensi, presenti, ma non andare troppo in là dal punto di vista dell'ansia e di queste cose. Per cui alla fine questa è la partita di domani contro una squadra che ha una grandissima energia fisica. Poi abbiamo vinto là, siamo stati perfetti, però per due giorni abbiamo avuto un livello di stanchezza notevole, perché giocare contro di loro è veramente complicato, perché hanno sempre giocatori pronti di energia, ti mettono sempre le mani addosso, e infatti dopo da allora erano 25 di fila, hanno perso l'altro l'ultima, per cui questo sta a significare quello che vuole la squadra, per cui dovremmo essere bravi a fare la partita perfetta, a giocarla bene, contando sull'appoggio del nostro pubblico.